Carissimi ragazzi, un modo un po' inusuale per comunicare con voi, ma sicuramente più vicino a voi di quanto non lo sia vicino a me. È un momento certamente non facile, poco sappiamo di quelli che saranno gli sviluppi futuri. Fino a questo momento abbiamo una piccola grande certezza che obbligatoriamente fino al 3 di aprile dobbiamo rimanere chiusi. Quello che succederà dopo, in questo momento non ve lo possiamo dire, e non vi possiamo annunciare nulla perché siamo noi completamente all'oscuro di tutto. Sicuramente il momento è difficile, sicuramente le certezze sono poche, ma in questo difficile momento cerchiamo con i nostri limiti, ma anche credo in questi giorni lo stiamo dimostrando, stanno dimostrando i nostri colleghi, i vostri insegnanti, con le nostre grandi potenzialità, perché è giusto sottolineare il termine grandi, stiamo cercando di portare la scuola il più vicino a voi. Da lunedì in pratica è iniziata tutta un'attività che andrà avanti fino a venerdì 3 aprile, in cui voi attraverso un sistema che è Google Classroom, attraverso tutta una serie di altri supporti, avrete la possibilità di mantenere un contatto con la scuola, un contatto dal punto di vista didattico, ma non solo dal punto di vista didattico, anche dal punto di vista relazionale, dal punto di vista umano, attraverso due aspetti. Il primo, ogni giorno vi verrà inviato un buongiorno. Il secondo, ogni giorno avrete la possibilità, ogni giorno diciamo all'interno dell'orario scolastico, di avere qualcuno che se voi telefonate vi risponde, se voi scrivete una mail vi risponde, se voi andate in chat è lì per darvi dei contributi, per dirvi una parola, per dirvi che ci siamo. Ecco, questo è il termine più importante, secondo il mio modestissimo parere, che deve passare in questo momento. Noi ci siamo. È innegabile, a mio avviso modesto, è innegabile sottolineare come la scuola siate voi. La scuola siete assolutamente voi. E sono importanti i muri, sono importanti le aule, i banchi, le attrezzature, ma la scuola siete voi. In questo momento ci mancate tanto, davvero, anche quelli che magari in qualche momento ci hanno fatto un po' più disperare, in questo momento ci mancate tanto. Ma soprattutto ci mancate perché ci manca l'essenza del nostro lavoro, il poter dialogare, il poter interagire, il poter stare con voi. E quindi mi auguro che questo messaggio arrivi anche ai vostri genitori, che in qualche modo potranno vederlo, ascoltarlo. Un messaggio in cui noi vi diciamo, per noi siete il centro delle nostre attenzioni, anche in questo momento che purtroppo fisicamente le regole, le necessità ci tengono distanti. Vi ringrazio davvero tanto per tutto ciò che farete, per come ci ascolterete, per ciò che metterete in campo, per ciò che riuscirete, chi più chi meno, a seguire. La cosa importante è che voi in qualsiasi momento della vostra giornata scolastica sappiate che potete contattare, anche in altri orari, ma rimaniamo nell'orario scolastico, potete contattare la nostra struttura e qualcuno vi risponderà, ma soprattutto abbiamo tanto, tanto, tanto piacere di sentirvi vicini, perché anche noi in questo momento, sappiate, stiamo vivendo un po' di scoramento. Uso il termine un po' perché è brutto dire che stiamo un po' trovando delle difficoltà. La scuola vuota è un limite della scuola in questo momento. Si può fare tanta FAB, si può fare tanto a distanza, ma certamente il contatto umano, la presenza fisica è quello che più di ogni altra cosa in questo momento desideriamo. Comprendiamo le necessità, comprendiamo l'obbligo di rimanere ognuno nelle proprie abitazioni, di seguire le regole ferree che ci sono state date, perché sono importanti, ma abbiamo altri strumenti per sentirci vicini in questo particolare momento. Usiamoli, grazie, e lascio adesso la parola al nostro catechista, ad Agostino, che vi dirà tante cose interessanti per la restante parte di questo nostro lavoro in queste settimane fino al 3 aprile. Grazie e buona serata e soprattutto in questo momento un buon weekend. E allora come possiamo entrare in contatto in questi giorni così complicati? Ecco, Don Bosco nel 1800 ha avuto il grande dono della creatività, ha creato qualcosa che in quel momento era impensabile per tanti.
questa situazione ci sta spingendo a pensare a qualcosa che fino a 3 settimane fa era impensabile. E allora, quali sono questi metodi per poter entrare in contatto? Come ha già citato il direttore, come avete già visto in questi giorni, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, caricheremo dei buongiorni online sia sulle piattaforme Classroom, sia su Facebook e su YouTube, così da raggiungere allievi, ex allievi e famiglie, perché abbiamo bisogno di sentirci famiglia. Questa è una casa salesiana voluta da Don Bosco e allora noi ci sentiamo famiglia. A fianco a tutto ciò resta il contatto nelle classi che abbiamo creato su Classroom, ciascuno con i suoi insegnanti, di recupero e approfondimenti, dove c'è uno scambio, ci si chiede come stiamo vivendo questo momento, cosa ci sta spaventando di questa situazione, e proveremo nelle settimane a dialogare, a tenerci compagnia e a farci coraggio tutti insieme. A fianco a tutto ciò c'è sempre la possibilità di telefonare, di chiedere di parlare con il referente educativo, con Don Silvio, con qualunque altro degli insegnanti presente nella struttura in quel momento, oppure attraverso la mail, per poter avere un confronto e provare a capire come vivere al meglio questa situazione. Inoltre, per i braccialetti blu è previsto di continuare il percorso trovandosi ogni tanto sempre sulla piattaforma per poter scambiare qualche impressione e darci qualche consiglio per vivere al meglio anche questa situazione. Bene, allora ci vediamo online, sul digitale, ma mi raccomando, non perdiamo la speranza, stiamo insieme perché andrà tutto bene. Ciao!